Italia 2015 Special Edition. Giriamo e naturalmente troviamo tanti amici, volti nuovi e volti meno nuovi per VenningTV.it. È il caso di Dino Macchi. Dino, buongiorno. Nuovo, volto nuovo, presumo. Beh, dai, proprio tu, nuovo direi di no, perché questo signore qui è proprio il colpevole, che diciamo è quello che ha inventato il FAP, il filtro a perdere, ovvero quella capsula che milioni di persone quotidianamente inseriscono nella macchina automatica o semi-automatica o CS in tutto il mondo. L'incolpevole. Insomma. Ha il merito, io ironizzavo sul tuo è il colpevole, perché in realtà grazie al FAP c'è stata una evoluzione proprio del settore della distribuzione automatica e semiautomatica. Non pensavo venisse fuori un caos del genere, però insomma si è messo le mani nei capelli un bel giorno e ha detto oddio, cosa ho fatto? E non ne ho più di fatti. Dino, oggi tu lavori con Mitaka, sei il presidente di Mitaka, Mitaka Illy, le macchine che ormai hanno una consolidata presenza sul territorio italiano e internazionale. Che cosa presentate qui a Venditalia? Beh, qui a Venditalia presentiamo, adesso poi il dottor Minerva vi farà vedere esattamente tutto, presentiamo una macchina per l'Oreca con la capsula doppia e capsula singola, la possibilità di fare 4 caffè contemporaneamente, che fa un ottimo prodotto. Poi le nostre macchine OCS e vending, sempre la perla, e le macchine OCS, la macchina con latte, insomma le solite cose della distribuzione automatica. Voi avete peraltro due sistemi, non uno solo, il sistema YES e il sistema MPS. Il sistema YES è destinato all'OCS in quanto è confezionato in bustina singola, quindi è destinato praticamente all'ufficio. Il sistema MPS è confezionato in, ci sono confezioni multiple, quindi è a più... da 15? No, sono sacchettini da 15, ha un utilizzo più da famiglia che da ufficio. Ecco, insomma... la vostra apertura al settore domestico ha in qualche modo influito anche sull'allargamento a questo settore della distribuzione automatica? Ma penso proprio di sì, perché noi il settore domestico lo facciamo comunque tramite gli operatori della distribuzione automatica, del vending, quindi abbiamo dato anche a loro un'opportunità di crescere, un'opportunità in più di crescere, e abbiamo parecchie soddisfazioni da questo settore. Beh, sì, insomma, in pochi anni siete riusciti a far crescere un'azienda facendo poi da apripista al gruppo Illy, al marchio Illy, che qualche anno fa ha cominciato insieme a voi questo percorso. Oggi siete proprio nello stand Illy insieme a quello Mitaka per una sorta di fusione delle marche e una politica che è assolutamente vincente di riuscire a dare il prodotto Illy con un brand che è straordinario e un prodotto, quello Mitaka, che è altrettanto straordinario. Il prodotto Mitaka che non ha lo stesso brand di Illy, però insomma il prodotto è sempre un prodotto di alta qualità. È per questo che li appunto differenziamo. Quindi ci sono delle differenze di prezzo che vanno a soddisfare tutti i consumatori, perché c'è chi vuole assolutamente Illy, è disponibile a spendere di più, e chi non è disponibile a spendere di più per un caffè, quindi può passare a Mitaka e ha comunque un prodotto ad altissimo livello. Grazie Dino. Nel frattempo io chiamo qui Francesco Minerva, vieni qui Francesco, vieni qui, vieni in camera, perché nel frattempo ci facciamo dire da Francesco che cosa avete presentato nel dettaglio. Francesco, intanto tu non sei un volto nuovo, quindi puoi tranquillamente salutare gli amici di VenningTV.it con un buongiorno, spiegando che cosa avete presentato nel dettaglio in questa Venditalia 2015. Buongiorno a VenditTV, agli amici che di solito ci seguono. Beh, ce l'avamo lasciati forse un anno fa, Fabio, sì, esatto, in un'occasione più riservata. Ma Mitaka continua a sviluppare prodotti e progetti per i distributori del canale uffici. Ormai abbiamo completato la nostra gamma macchine rivolta sia al settore piccoli uffici, ma anche aziende, quindi col settore vending.
Siamo felici di aver integrato ormai da 4 anni nella nostra offerta una bellissima offerta per la famiglia, e questo ha consentito, insieme ad una strategia dual brand che si basa sul prodotto Illy e Mitaka, quindi l'eccellenza della qualità Illy e l'ottimo rapporto qualità-prezzo del prodotto Mitaka, insomma una strategia che ci ha permesso di crescere in Italia e anche all'estero. Quest'anno abbiamo chiuso il 2014 con un 30% di crescita e continuiamo con lo stesso trend quest'anno. Stiamo raggiungendo i 250 milioni di capsule all'anno. Sono risultati, sono numeri da fantascienza, perché è un'emozione che stiamo vivendo ogni giorno con grande passione e con l'entusiasmo di chi vede dei risultati, i risultati degli sforzi fatti, quindi siamo contenti. Bene, Dino prima ci raccontava che quest'anno presentate la macchina per l'Horeca. Ci dici in 30 secondi quali sono le principali caratteristiche di questa macchina? Certo, intanto la caratteristica dell'offerta Horeca, quindi ancora la volontà di dare ai nostri distributori la possibilità di espandere le proprie vendite anche in un settore nuovo, quindi un'opportunità di crescita. E le caratteristiche della macchina sono quelle intanto di lavorare su una capsula doppia che riduce i prezzi, ma soprattutto i tempi di servizio in un ristorante dove magari bisogna servire diversi caffè contemporaneamente. E poi il risparmio energetico della macchina, ma soprattutto grande qualità in tazza, lavoriamo solo col marchio Illy in questo caso, una costanza qualitativa, una qualità garantita anche se il caffè viene fatto non da un barista professionale ma da un passante che utilizza la capsula e avrà sempre lo stesso risultato in tazza. E invece per Mitaka, ovvero per i modelli più piccoli, per l'ufficio, che cosa presentate? Per l'ufficio abbiamo la macchina con un contenitore di latte integrato che sta andando molto bene, quindi rispondiamo a quei clienti che negli uffici chiedono di avere un cappuccino con semplicità, senza grandi difficoltà nella pulizia della macchina e con grande affidabilità tecnica. Quindi questa è la principale novità. Grazie Francesco. E allora vediamo qui chi possiamo presentare. Allora, nome, cognome, azienda e funzione. Massimo Saggese, Illy Caffè Espresso Iberica, ossia succursale in Spagna, e sono il direttore generale della filiale. Massimo, in un minuto, come si fa la qualità in Spagna? La qualità in Spagna si fa lavorando, lavorando e lavorando e lavorando per un'azienda come Illy. Allora è una logica internazionale. È una logica internazionale, avendo un prodotto che è simile in più di 140 paesi del mondo, questo ci permette di fare qualità. Chiaramente lo scetticismo nel mondo del vending, dove si vende il caffè a prezzi bassi, soprattutto in paesi come la Spagna, chiaramente andare a 3-4 volte il prezzo più caro, però la qualità compensa decisamente un certo tipo di lavoro e di soddisfazione, perché stiamo veramente facendo delle cose incredibili, soprattutto con la dimostrazione, cioè noi mettiamo le nostre macchine che la Mitaka ci somministra in quanto della società Illy, parte della società, e noi le mettiamo al doppio del prezzo di qualsiasi altro caffè e poi lasciamo che il consumatore dica la sua. E quindi mai come in questo caso è il consumatore a determinare la vittoria o meno del sistema. Beh, chiaramente in Illy lo abbiamo chiaro, per noi il consumatore è la parte più importante, e la stessa strategia che applichiamo da tutte le altre parti, in tutti gli altri canali, l'applichiamo anche nel vending, e devo dire che sta funzionando molto bene, con dei risultati dove i consumi perdono più del 50% in un paese che ha avuto i problemi che ha avuto, una crisi abbastanza importante, e noi cresciamo di un 12-13%, quindi direi che finalmente il consumatore inizia a essere esigente per quello che... E non lesinare sui centesimi. Non lesina sul centesimo, esattamente, perché ha la possibilità di comprarsi un caffè a 30 centesimi, a 70 Illy, è lui che sceglie. Bene,
Questo, amici, è la, come si dice, prova provata che la qualità ripaga, qualità del prodotto, qualità del servizio, perché immagino ci siano anche, ci sia un protocollo ben preciso nell'andare a indicare ai clienti quelli che sono i principi del vostro prodotto, la presentazione, la preparazione e tutto quello che ne consegue. Guardi, io ripeto solamente una frase che avevo appreso da Ernesto Illy: il prodotto fa il 50%, però il servizio deve fare il 51%. E con questo veramente marchiamo la differenza, facciamo la differenza, e poi che il consumatore decida lui cosa fare. Ed è quello che in realtà cerchiamo di far comprendere anche noi da 4 anni a tutti voi: il servizio fa la differenza. Sì, il prodotto è importantissimo, il prezzo più o meno è importante, ciò che importa è il servizio al cliente, perché il consumatore finale deve avere la giusta soddisfazione nell'andare a percepire il servizio da parte del gestore, che sia il gestore, che sia il produttore, che sia il mix fra l'uno e l'altro. Evidentemente, prima di tutto noi partiamo da una formazione dei nostri distributori, del nostro gestore, che quello è importante. Dalla strategia alla trasformazione in tazza di un caffè espresso, per capire quali sono le differenze. Poi è chiaro, in una capsula tutti i parametri dell'espresso li prepara l'azienda e noi dobbiamo solamente fornirgli la macchina e tutto il contorno. Da lì, come sempre, ripeto, non mi stancherò mai di dire, per noi la piramide nel nostro mondo è esattamente al contrario: il consumatore è la parte più importante dell'azionista. È proprio questo che fa forte questa azienda, che ormai sono più di 80 anni che è nel mercato. Noi siamo 21 anni in Spagna e devo dire che ci è costato moltissimo a far capire, soprattutto ai grandi gestori, i più importanti del settore, che magari fino a qualche anno fa ci chiudevano la porta, perché chiaramente tutto funzionava, tutto andava bene. In un momento determinato che il consumatore ha delle altre esigenze, noi siamo un punto importante anche per loro, e noi non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno, quindi siamo sempre stati in attesa di poter collaborare con tutti, perché in fondo alla fine dico sempre ai gestori, ma voi siete anche consumatori, e quando siamo tutti consumatori. Tutti consumatori, quando consumate qualcosa andate dove vi offrono un prodotto di qualità, un buon servizio, un buon ricevimento. Quindi anche nel vending credo che si possa traspassare questo tipo di forma di essere, di strategia che l'azienda ha nel mercato. Andrea Illy, in un filmato presentato poche settimane fa, diceva: il sogno di mio nonno e il sogno di mio padre è stato quello di andare a garantire all'utente finale un prodotto eccellente, anzitutto un ottimo prodotto alla base. Beh, guardi, questo devo dire che è vero, lo hanno dimostrato fino a ieri e lo dimostreranno anche in futuro, e questo ci permette a noi di vivere sonni tranquilli, perché in fondo quando un'azienda ti garantisce un caffè di qualità costantemente, poi piaccia o non piaccia, io non entro nel mondo del gusto personale, però la qualità è sempre stata costante. Sono più di 20 anni che lavoro in Illy e devo dire che ho sempre bevuto eccellenti tazze di caffè e continuo a berle in qualsiasi parte io vada. E perché non si può fare lo stesso nel vending, che è un mondo abbastanza bistrattato? Sembra che tutto ciò che sia di macchina industriale, di macchina di vending, la qualità non deve esistere. No, esiste qualità, bisogna fare qualità, si continua a fare qualità costando, investendo tempo, fatica, lavoro, però alla fine i risultati stanno arrivando e verranno ancora di più. Bene, lo dice anche uno dei principali fautori di questa politica. Quando 25 anni fa facevo vending in modo diretto e dicevo appunto le stesse cose, le ho messe in pratica e i risultati poi sono arrivati. Massimo, grazie davvero, grazie, cortesissimo. È stato un piacere e spero che questi messaggi qualcuno in parte li possa percepire nella forma giusta e corretta. Io credo che il mercato è ampio, aperto per tutti, e c'è spazio per tutti. Bene,
Grazie Massimo. Amici, noi continuiamo allora in questo percorso all'interno dei padiglioni di Venditalia Tutto Food 2015. Non andate via perché c'è tantissimo altro da presentarvi.